Siamo a Suboe, Ursulei, Sardegna, il vigneto della famiglia Mugia, io sono Gigi Carrera, so se voi mi conoscete. E 16 maggio 2020 siamo pronti per la podatura verde. La vigna sta vegetando molto bene, c'è un tempo abbastanza grigio, quindi non c'è né caldo né freddo, sta benissimo. Ci sono gli uccellini, quindi andiamo a vedere come si fa. Allora, partiamo da questo esempio, um, questo è come avevamo lasciato il, diciamo, il cordone che abbiamo impostato a febbraio quando abbiamo potato, adesso bisogna scegliere i germogli che ci servono, quindi bisogna eliminare tutto ciò che non, uh, che non risulta utile per la formazione della pianta e per la produzione. Allora, iniziamo, qui dobbiamo cercare, intanto per esempio i germogli che stanno sul prima della curva e questo lo eliminiamo. Ovviamente il, purtroppo le riprese sono quelle che sono perché un, uh, ho, 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 ho il, il cellulare in mano quindi non posso fare eh, diversamente. Allora, qua abbiamo un punto vegetativo piuttosto uh, frastagliato, però noi cominciamo a eliminare i germogli che non ci servono, tipo questo. E facciamo, cominciamo a fare pulizia. Poi in questo punto vegetativo abbiamo uno e due che nascono dal moncherino, questo qua lo eliminiamo. Anche se ha un grappolo purtroppo, e eh, va bene. Poi vediamo cosa dobbiamo eliminare. La, dobbiamo, la, dobbiamo ricordarci che l'altro punto vegetativo che è quello che proviene dal basso, quindi questo, tutto il resto deve essere eliminato. Quindi questo lo eliminiamo, questo, questo qua lo, lo eliminiamo. Si comincia già a vedere pulizia. Quest'altro ovviamente lo eliminiamo questo qua lo lasciamo vedete questo il moncherino lasciato uno e due questo lo eliminiamo e quindi sul lato sinistro del cordone abbiamo fatto la pulizia vediamo a destra come prima punto vegetativo castelletto castelletto è questo qua cominciamo a pulirlo tutti i gemoli che non ci servono alla base non ci serve ancora non ci serve questo lo stesso non ci serve lo eliminiamo questo non ci serve e rimane e rimane sto cercando di inquadrare dai dai non inquadra va bene abbiate pazienza purtroppo e rimane questo, questo castelletto vedete qua purtroppo mi va in in Ok, questo castelletto pulito con uno e due punti vegetativi, il resto sono eliminati. Vediamo, qua lo stesso cosa ci deve eliminare: lasciare soltanto il germoglio che deve partire. Quindi, questo lo eliminiamo, questo lo eliminiamo, questo lo eliminiamo e qua abbiamo il germoglio che ci darà la ramificazione, il secondo castelletto, qua. E quindi la potatura di questo cordone, potatura verde di questo cordone, è effettuata. Un altro esempio di cordone speronato eh, per il quale fare la potatura verde, ricapitoliamo, abbiamo detto, questo è il moncherino che abbiamo lasciato del, per quanto riguarda la linfa che scorre lungo il tratto basso, ok? Quindi questo qua. E stessa cosa da questa. Questo è il moncherino dell'altra volta, dell'anno della scorso. Ne ho lasciato uno e questo è il moncherino che darà eh, il secondo castelletto. Eliminiamo tutto quello che non serve. Questo lato sinistro, questo è il primo castelletto. Moncherino e due. Questo lo eliminiamo. Via. Questo non ci serve. Questo non ci serve. Questo non ci serve. E questo è il secondo punto vegetativo, togliamo un piccolo doppio germoglio che okay, purtroppo eh, il, il telefono tende a inquadrare lo sfondo dietro, però va bene. Comunque dai, nel primo nel, nel, eh, nel braccio di sinistra del cordone speronato abbiamo un castelletto e un castelletto, ok? Lato superiore del semicordone in alto e lato, e lato inferiore del semicordone in basso, quindi... Il cordone lavora al 100%, il semicordone lavora al 100%. Questo lo eliminiamo, non c'è nient'altro. Veniamo qua a sinistra, ecco qua il primo castelletto verso l'alto. Eliminiamo tutto quello che non serve. Germoglio alla base, germoglio alla base, e germoglio alla base. È un doppio germoglio. E questo è il primo castelletto. È fatto, secondo castelletto è questo qua. Eliminiamo quello che non ci serve. Questo qua sotto è un doppio germoglio, questi, questi qua dietro non ci servono, li eliminiamo e anche il secondo castelletto è fatto. Per cui questo è il cordone speronato e la potatura verde del cordone speronato impostato correttamente. ok? Questo è il, sempre il famoso cordone a 8 punti vegetativi, quindi sovraccaricato. Però, essendo un caso di studio, mi piace sempre vederlo. Ricordo che questo cordone è stato impostato utilizzando solo la parte superiore del semicordone, diciamo quindi con una gestione eh, secondo vecchia scuola, tra virgolette, insomma il, il metodo eh, più o meno classico. Vediamo un pochettino, allora. La potatura verde in questo caso si deve fare, siccome non, abbiamo, non dobbiamo cercare punti che vanno a, a, a prendere la linfa dal basso del braccio del cordone, dobbiamo semplicemente eliminare i germogli non produttivi e i doppi germogli, che in questo caso per esempio sono numerosi. Quindi vediamo un pochettino. Stai cominciando a piovere ma non è un problema. Allora, qua ci sono diversi germogli e cominciamo a eliminarli uno. Qua e facciamo pulizia 1-2 e facciamo pulizia poi ancora 3, ancora pulizia. se è già bello aperto. Allora il punto che mi interesserà per prendere è in questo. Caso abbiamo anche la possibilità, eh, comunque, di recuperare un punto vegetativo dal basso che quindi mi utilizza. Questo non me l'ero accorto, no, non mi ricordo in realtà se me l'ero accorto. Comunque, insomma. Siccome ho un punto vegetativo qua sotto che quindi mi andrebbe a prendere il percorso della linfa qua in basso, ok, metto a fuoco, mi cerco e me lo allevo ed è esattamente questo qua, quindi tutti gli altri li elimino, elimino questo ed elimino anche questo qua ok quindi questo qua è il punto vegetativo vediamo gli altri ecco qua in quest'altro castelletto ho un doppio germoglio che elimino così il castelletto è a posto qua non ho doppi germogli qui vediamo un pochettino ho scusate ho un doppio germoglio che è questo che elimino cioè una foglia eccolo qua. si vede adesso ok quindi il cordone il braccio sinistro è a posto il braccio destro so già che non è come il sinistro comunque primo castelletto due, due tralci uno e due entrambi produttivi secondo castelletto uno e due però c'è un doppio germoglio eccolo qua questo che anche se ha un grappolino lo elimino e quindi il, dopo il, il secondo castelletto è pulito, terzo castelletto non ha dubbi germogli, quarto castelletto ha un germoglio alla base del castelletto, qui c'è un piccolo affastellamento perché c'è una, una vite che si aggrappa diciamo, al, al, al palo, pazienza, questo si vede, questo è il doppio germoglio o meglio il gemello che va alla base del castelletto e quindi lo elimino per cui la potatura verde del cordone speronato a 8 punti vegetativi è completata ancora un caso di potatura verde sul cordone speronato ormai è chiaro andiamo a cercare tutto quello che non ci interessa del, per quanto riguarda il percorso della limpa e la produttività quindi Prima, del cordone, prima della curva del cordone, eliminiamo questo, ok. E anche qua, poi vediamo cosa c'è qui. Un punto so qua sotto, e lo eliminiamo, non ci serve. Castelletto qua ci sono uno, due germogli più un, un dopo germoglio che okay, elimino, castelletto pulito. Questo è il moncherino lasciato l'anno scorso, anzi, vediamo qua c'è un, un punto vegetativo verso il basso che non ci interessa e quindi lo eliminiamo. Anche qua dietro c'era un, un punto vegetativo che dobbiamo eliminato. In questo caso il castelletto lasciato, che servirà per la prosecuzione, quindi per, come secondo punto vegetativo, è pulito non ci sono doppi germogli. Quindi il, cordone, il braccio del cordone a destra è pulito. Vediamo a sinistra. Allora, questo è il, il punto vegetativo lasciato, tutto il resto sono doppi germogli, tipo questo qua, e lo eliminiamo. Questo qua, che va qua sotto lo eliminiamo. Questo che diciamo è attaccato al legno vecchio lo eliminiamo. Questo è il castelletto lasciato. Ci sono un sacco di germogli dappertutto, non si capisce niente, quindi questo lo eliminiamo sicuramente. Questo è un germoglio. Questo è un doppio germoglio. E quindi questo lo eliminiamo. Ok? E quindi anche in questo, anzi, c'è un, un altro qua, l'avevo dimenticato, non l'avevo visto, e lui mio, quindi anche in questo caso il cordone speronato è potato, eh, eh, ha fatto la potatura verde. Ultimo caso di potatura verde del, dell'impostazione, diciamo la parte finale dell'impostazione del cordone speronato. Andiamo a eliminare tutto quello che non ci serve, che non riguarda il cordone tipo. Germogli sul fusto da eliminare. Vediamo il braccio destro del cordone. Cominciamo. Primo castelletto. Questo è il punto vegetativo. Ci sono un sacco di doppi germogli. Uno lo eliminiamo. Questo è il moncherino lasciato e là sono uno e due germogli. L'altro eliminiamo, questo qua per esempio. Ok, eliminato. Ce n'è un altro qua. E anche questo lo eliminiamo. Poi, secondo castelletto, questi sono da eliminare perché sono sul legno vecchio, quindi non ci interessano. Secondo castelletto è questo qua, ma c'è un doppio germoglio e quindi lo vado a eliminare. Ok, quindi braccio destro a posto, braccio sinistro, germoglio prima di prima della curva che è elimino. Primo castelletto, ci sono un sacco di doppi germogli, uno qua dietro non mi interessa perché sta andando verso l'esterno, ce n'è un altro, questo qua, verso l'esterno, che non sta, sta purtroppo, abbiate pazienza ma qua eh, la, le, le immagini sono quelle che sono perché le devo tenere con la mano, quindi questo li elimino, quindi il castelletto, il punto vegetativo è ok, vediamo l'ultimo castelletto l'ultimo castelletto a posto a meno di questi germogli qua dietro che non ci interessano ok e come si vede anzi ce anche un altro eliminato quindi un casselletto due casselletti tre castelletti quattro casselletti il cordone speronato formato con la tecnica dell'allungo, a questo punto ha subito, ha ricevuto la potatura verde ed è pronto per far maturare i grappoli. Per cui abbiamo terminato, dai. Eccoci qua, abbiamo terminato con la potatura verde del cordone speronata su Boe. Ricordiamo perché è importante la potatura verde, per una serie di motivi. Innanzitutto perché a noi interessa che la pianta Produca, eh, meglio, eh, convogli la linfa verso i grappoli e non sulla vegetazione. In questo modo, con la potatura verde, regoliamo anche la vegetazione della pianta, non solo, ma eliminando i doppi germogli facciamo in modo che con la prossima, la prossima potatura non ci siano eh, equivoci su quali sono i tralci da, da prendere. Tutti i germogli improduttivi sul fusto oppure su parti del, del braccio del cordone che non ci interessano devono essere eliminati perché producono come dire, un assorbimento di linfa che non, eh, che non ci interessa, perché noi dobbiamo pensare alla produzione del, dell'anno. Per cui da una bella giornata, che sembra una giornata di settembre, perché adesso sta cominciando a piovere un po', un po forte, dalla vigna di Subo è tutto, e ci vediamo al prossimo video, ok? Ciao!